A tutti ancora un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite al microfono, da Bruno Orti alla console per la parte tecnica e dal collega Gianmarco Murroni in regia. Amici, siete collegati in diretta con Piazza San Pietro per partecipare all'udienza generale del mercoledì. Oggi infatti è mercoledì 20 novembre, terza udienza per questo mese. Il Papa è ormai da tempo in piazza a bordo della Jeep bianca, sta passando lungo le corsie transennate per salutare i tanti pellegrini presenti. Secondo i dati forniti dalla prefettura della Casa Pontificia, i partecipanti stamane sono oltre 10.000, tantissimi gli italiani. E vi anticipo come sempre il tema della catechesi odierna. Nelle ultime tre catechesi il Papa ha parlato dell'opera santificatrice dello Spirito Santo che si attua nei sacramenti, nella preghiera e seguendo l'esempio di Maria, della Madre di Dio. Oggi invece sentiremo dal Pontefice, partendo da un testo famoso del Concilio Vaticano II, come lo Spirito Santo, non solo per mezzo dei sacramenti e dei ministeri, santifica il popolo di Dio, ma lo guida e lo adorna di virtù, distribuendo a ciascuno i propri doni proprio come piace a lui. Stiamo parlando dei carismi, questo è il tema della catechesi odierna. Andando indietro alla scorsa settimana, il Papa ci ha fatto riflettere invece sulla pietà mariana e sul vincolo unico ed eternamente indistruttibile tra la Madonna e lo Spirito Santo. Dal Pontefice l'invito a imitare il sì di Maria, di farlo ogni volta che ci troviamo dinanzi a una obbedienza da attuare o ad una prova da superare. In ogni epoca, in particolare adesso, ha detto il Papa, la Chiesa si trova come all'indomani dell'ascensione di Gesù al cielo e deve predicare il Vangelo a tutte le genti, ma è in attesa della potenza dell'alto per poterlo fare. E non dimentichiamo che in quel momento, come si legge negli Atti degli Apostoli, i discepoli erano riuniti intorno a Maria, la madre di Gesù. Questo la scorsa settimana. L'udienza si è chiusa ancora una volta, stiamo parlando sempre di mercoledì scorso, si è chiusa con l'invito a pregare per la pace. E qui ha citato Israele, la Palestina, l'Ucraina, la martoriata Ucraina, il Myanmar e tutti gli altri paesi. Lo ricordiamo, sono oltre 50 i paesi nel mondo coinvolti in conflitti. Il Papa, mentre vi parlo, ha già raggiunto il Sagrato. In questo momento si sta intrattenendo, sta salutando i colleghi che hanno il compito di annunciare i gruppi presenti, riassumere la catechesi nelle varie lingue. Ancora qualche saluto, tra poco raggiungerà la sede dove con il segno della croce darà inizio a questo consueto appuntamento settimanale con i tantissimi pellegrini convenuti a Roma appunto per l'udienza generale. Ancora un applauso, accompagna il Pontefice che, sorretto dal bastone, si sta avviando lentamente alla sede e dare inizio dunque all'udienza generale. Io, cari amici, mi fermo qui, noi ci risentiremo subito dopo e vi anticipo anche i temi della seconda parte, parleremo di Parkinson e continueremo ancora a parlare di giudizio e lo faremo con due graditissimi ospiti. Bene, io mi fermo qui, non mi resta che augurarvi un buon ascolto. Il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi.
Dalla prima lettera ai Corinzi. Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio lasciarvi nell'ignoranza. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune, ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. De la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Frères, au sujet des dons spirituels, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Now, concerning spiritual gifts, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. There are varieties of gifts, but the same Spirit. And there are varieties of service, but the same Lord. And there are varieties of working, but it is the same God who inspires them all in every one. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. All these are inspired by one and the same Spirit, who apportions to each one individually as he wills. The word of the Lord. Lesung aus dem ersten Korintherbrief. Auch über die Gaben des Geistes möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen, meine Brüder und Schwestern. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, con relación a los dones espirituales, no quiero que ustedes vivan en la ignorancia. Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común, pero en todo esto es el mismo y único Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones a cada uno, en particular como Él quiere. Palabra de Dios.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Agora, a respeito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. Todas essas coisas as realiza um e o mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. أما المواهب الروحية أيها الإخوة فلا أريد أن تجهلوا أمرها، إن المواهب على أنواع، أما الروح فهو هو، وإن الخدمات على أنواع، وأما الرب فهو هو، وإن الأعمال على أنواع، وأما الله الذي يعمل كل شيء في جميع الناس فهو هو. لكل واحد يوهب ما يظهر الروح لأجل الخير العام، هذا كله يعمله الروح الواحد نفسه موزعاً على كل واحد ما يوافقه كما يشاء. كلام الرب. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Nie chciałbym, bracia, byście trwali w niewiedzy co do darów duchowych. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nelle ultime tre catechesi abbiamo parlato dell'opera santificatrice dello Spirito Santo che si attua nei sacramenti, nella preghiera e seguendo l'esempio della Madre di Dio. Ma ascoltiamo cosa dice un testo famoso del Vaticano II. Dice così: lo Spirito Santo non solo per mezzo dei sacramenti e dei ministeri santifica il popolo di Dio e lo guida e adorna di virtù, ma anche distribuendo a ciascuno i propri doni come piace a Lui. Anche noi abbiamo propri doni personali che lo stesso Spirito dà a ognuno di noi. È giunto perciò il momento di parlare anche di questo secondo modo di operare dello Spirito Santo, che è l'azione carismatica. Una parola un po' difficile, la spiegherò. Due elementi contribuiscono a definire cosa è il carisma. Primo, il carisma è il dono dato per l'utilità comune, per essere utili a tutti.
Non è, in altre parole, destinato principalmente e ordinariamente alla santificazione della persona, no. Ma è destinato al servizio della comunità. Questo è il primo concetto. Secondo, il carisma è il dono dato a uno o ad alcuni in particolare, non a tutti allo stesso modo. E questo è ciò che lo distingue dalla grazia santificante, dalle virtù teologali e dai sacramenti che invece sono gli stessi e comuni per tutti. Il carisma è a una persona o a una comunità speciale. È un dono che Dio ti dà. Anche questo ce lo spiega il Concilio. Lo Spirito Santo dice: dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali con le quali li rende adatti e pronti ad assumersi opere di uffici utili al rinnovamento e alla maggiore espansione della Chiesa, secondo quelle parole. A ciascuno la manifestazione dello Spirito è data perché torni a comune vantaggio. I carismi sono monili o gli ornamenti che lo Spirito Santo distribuisce per rendere bella la sposa di Cristo. Si capisce perché il testo conciliare termina con l'esortazione seguente. E questi carismi, dice, sono straordinari o anche più semplici e più comuni, siccome sono soprattutto adattati e utili alle necessità della persona, alle necessità della Chiesa, se devono accogliere con gratitudine e consolazione. E Benedetto XVI ha affermato che guarda alla storia dell'epoca può riconoscere la dinamica del vero rinnovamento che ha spesso assunto forme inattese in movimenti pieni di vita e che rende quasi tangibile l'inesorabile vivacità della Santa Chiesa. E questo è il carisma di un gruppo di gente, carisma della persona. Dobbiamo riscoprire i carismi, perché questo fa sì che la promozione del laicato e in particolare della donna venga inteso non solo come un fatto istituzionale e sociologico, ma nella sua dimensione biblica e spirituale. I laici non sono gli ultimi, quello no. I laici non sono una specie di collaboratori esterni o delle truppe ausiliari del clero. No, hanno dei carismi e dei doni proprio con cui contribuire alla missione della Chiesa. Aggiungiamo un'altra cosa. Quando si parla dei carismi, bisogna subito dissipare un equivoco, quello di identificarli con doti e capacità spettacolari, straordinari. Essi invece sono doni ordinari. Ognuno di noi ha il proprio carisma, che acquistano valore straordinario se ispirati dallo Spirito Santo e incarnati nelle situazioni della vita con amore. Una tale interpretazione del carisma è importante, perché molti cristiani, sentendo parlare dei carismi, sperimentano tristezza o delusione in quanto sono convinti di non possederne nessuno e si sentono esclusi o cristiani di serie B. No, non ci sono i cristiani di serie B. No. Ognuno ha il proprio carisma, personale e anche comunitario. A costoro rispondeva già al suo tempo Sant'Agostino con un paragone assai eloquente. Se ami, diceva al suo popolo, se ami quello che possiedi non è poco. Se infatti tu ami l'unità, tutto ciò che in essa è posseduto
da qualcuno lo possiede anche tu. Soltanto l'occhio nel corpo ha la facoltà di vedere, ma è forse soltanto per se stesso che l'occhio vede? No, l'occhio vede per la mano, per i piedi, per tutti i membri. Ecco svelato il segreto per cui la carità è definita dall'Apostolo la via migliore di tutti. Essa mi ha fatto amare la Chiesa, mi ha fatto amare la comunità in cui vivo e nell'unità tutti i carismi, non solo alcuni sono miei come i miei carismi, anche se sembrano poca cosa. I carismi sono di tutti, per il bene di tutti. La carità moltiplica i carismi, fa del carisma di uno, fa del carisma di una sola persona il carisma di tutti. Grazie. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père impartira la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer Sa Sainteté le Pape François. Chers frères et sœurs, l'Esprit-Saint sanctifie le peuple de Dieu non seulement par les sacrements et les ministères, en le parant de vertu et en le guidant, mais aussi en distribuant à chacun ses propres dons, rappelle le Concile Vatican II dans la Lumen Gentium. Ce second mode opératoire de l'Esprit-Saint dans l'Église est l'action charismatique. Les charismes, étant donnés à certains pour l'utilité commune, ils sont davantage destinés au service de la communauté, c'est-à-dire de l'Église, qu'à la sanctification personnelle. Ces grâces peuvent donc être reçues par tous avec reconnaissance et apporter consolation. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare gli alunni dell'Istituto Stanislao e della Scuola Superiore di San Michele. Vi incoraggio a ricevere con riconoscenza i carismi offerti dallo Spirito Santo ad alcuni uomini e donne per l'edificazione e la consolazione della Chiesa. Dio vi benedica. En s'adressant aux francophones, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les élèves de l'Institut Stanislas et du Collège Saint-Michel. Je vous encourage à recevoir avec gratitude les charismes offerts par l'Esprit-Saint à certains hommes et femmes pour l'édification et la consolation de l'Église. Demain, nous commémorerons la présentation de Marie au Temple. Apprenons d'elle la reconnaissance des merveilles de l'Esprit-Saint en nous. Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home.
He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Holy Spirit and the life of the Church, we now turn from the Spirit's work of sanctification to his building up of the body of Christ through the outpouring of charismatic gifts. Charisms, in all their rich variety, are special graces bestowed on individuals for the upbuilding of the Church in unity and holiness. The Second Vatican Council spoke of the importance of the particular charisms granted to the laity, by which they, and women in particular, contribute to the Church's mission. St. Paul reminds us that these gifts, great and small, are at the service of charity, the love of Christ, which is their source and to which they are directed. Let us thank the Spirit for adorning the Church with these manifold gifts and ask him to continue to bestow them in abundance. The Holy Father will now greet us in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Norvegia, Australia, Corea del Sud, Stati Uniti, Taiwan, le Filippine. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. I extend a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those coming from Norway, Australia, South Korea, Taiwan, the Philippines, and the United States of America. Upon all of you and upon your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, wie wir in den letzten Katechesen gesehen haben, wirkt der Heilige Geist sein Heil in uns durch die Sakramente, durch das Gebet und indem wir uns ihm mit der gläubigen Haltung der Gottesmutter Maria öffnen. Darüber hinaus teilt der Heilige Geist den Einzelnen, wie er will, seine Gaben aus und verteilt unter den Gläubigen jeglichen Standes auch besondere Gnaden. Diese Gnadengaben, Charismen genannt, sind für die ganze Gemeinschaft bestimmt. Zugleich aber werden sie den Einzelnen in unterschiedlicher Weise verliehen. Die Wiederentdeckung der Charismen stellt eine große geistliche Bereicherung für die Kirche dar. Sie dienen dem Aufbau des Leibes Christi, insbesondere dann, wenn sie in Liebe mit den anderen geteilt und so für alle fruchtbar gemacht werden. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua tedesca. Lo Spirito Santo ci aiuti a riconoscere i vari carismi nelle comunità cristiane, affinché ognuno, sviluppando il proprio dono, possa contribuire alla missione della Chiesa. Papst Franziskus sagte auf Italienisch: Herzlich begrüße ich die Pilger deutscher Sprache. Der Heilige Geist helfe uns, die verschiedenen Charismen innerhalb der christlichen Gemeinden zu erkennen,
damit jeder von uns seine Gabe entfalten und zum Sendungsauftrag der Kirche beitragen kann. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuando nuestra catequesis sobre el Espíritu Santo, hoy quisiera que meditáramos sobre uno de sus modos de obrar dentro de la Iglesia. Me refiero a su acción carismática. En efecto, los carismas son dones que el Espíritu concede a quien quiere y que siempre cuentan con los dos elementos. Primero, el carisma es un don concedido para el bien común, para el bien de la Iglesia, más que para la propia santificación. Y segundo, el carisma es un don concedido a uno o a algunos en particular, no a todos del mismo modo. Y esto es lo que distingue de la gracia santificante, de las virtudes teologales y de los sacramentos que son idénticos y comunes a todo. Extender la riqueza de los carismas ayuda a valorar el papel del laicado en la Iglesia, ya que los laicos poseen carismas y dones propios con los que contribuyen de una manera especial a su misión en el mundo. No se trata de capacidades espectaculares, no, sino de dones ordinarios que adquieren un valor extraordinario por ser inspiración del Espíritu Santo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo, que nos conceda crecer en la virtud de la caridad, para que descubramos y pongamos nuestros carismas al servicio de la Iglesia y agradezcamos los carismas de los demás, reconociendo que contribuyen al bien de todos. Que el Señor los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Tratamos hoje de um modo de atuar do Espírito Santo na Igreja, que é a ação carismática. Dois elementos contribuem para definir carisma. É um dom concedido a alguns, não a todos da comunidade, mas para a utilidade comum, para servir a toda a comunidade.
diferenciam-se, portanto, da graça santificante, das virtudes teologais e dos sacramentos que são idênticos e comuns a todos. São como ornamentos dados pelo Espírito à esposa, para torná-la ainda mais bela. A redescoberta dos carismas auxilia a compreender o papel dos leigos e, em particular, da mulher na Igreja, não com uma visão sociológica, mas na sua dimensão bíblica e espiritual. Os leigos não são colaboradores externos ou auxiliares do clero, mas possuem carismas próprios que contribuem com a missão da Igreja. Os carismas de cada um, postos ao serviço de todos, multiplicam-se pela caridade, que faz do carisma de um o carisma de todos. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua portoghese, in modo speciale ai gruppi di Fortaleza e Garanhuns del Brasile. Disponiamoci a mettere i carismi che ognuno di noi ha ricevuto dallo Spirito a servizio di tutta la comunità. Così vivremo l'unità della carità. Dio vi benedica. Eis a traduzione delle sue parole. Cordiais boas-vindas aos fiéis de língua portuguesa, de modo especial aos grupos de Fortaleza e de Garanhuns no Brasil. Disponhamo-nos a colocar os carismas que cada um de nós recebeu do Espírito ao serviço de toda a comunidade. Assim viveremos a unidade na caridade. Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً صلاة الأبان باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على الروح القدس والمواهب، وقال: الروح القدس يقدس شعب الله بالأسرار المقدسة والخدمات، ويقوده ويزينه بالفضائل، وعلاوة على ذلك يوزع على كل واحد مواهبه كيفما يشاء، والمواهب تعطى للبعض لكن لأجل الخير العام، وتختلف عن النعم التي تعطى للجميع، وهي مثل زينة يزين بها المسيح عروسه الكنيسة، وهي متنوعة بسيطة أو ساطعة أو خارقة بحسب حاجات الكنيسة، وعلى المسيحي أن يقبلها بشكر لأهمية دورها في تجديد الكنيسة ورسالتها. المواهب ليست مهارات وقدرات خاصة في المؤمن، يمكن أن تصير موهبة مفيدة للجميع بقوة الروح القدس، وأن تجسدت في مواقف الحياة بالمحبة، والمحبة هي المواهب، بل تضاعف المواهب وتجعل موهبة الشخص الواحد موهبة الجميع من أجل خير الكنيسة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluti fedeli di lingua araba.
I carismi sono doni dello Spirito Santo, non per il vantaggio personale, ma per l'utilità comune e la continuazione della missione della Chiesa. Signore, vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. المواهب هي عطايا الروح القدس، ليست من أجل المنفعة الشخصية بل من أجل الخير العام واستمرار رسالة الكنيسة. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Tematem dzisiejszej katechezy jest charyzmatyczne działanie Ducha Świętego w Kościele. Charyzmat jest darem udzielanym dla wspólnego dobra, aby posługiwać wspólnocie. Istotna jest tu rola świeckich, którzy dzięki charyzmatom mogą wnosić swój wkład w misję Kościoła. Sobór Watykański II mówi, że charyzmaty są potrzebne Kościołowi, dlatego trzeba przyjmować je z wdzięcznością i radością. Nie są one nadzwyczajnymi darami czy zdolnościami. Nabierają niezwykłej wartości dopiero wtedy, gdy są inspirowane przez Ducha Świętego i z miłością wcielane w życie. Nie są udzielane wszystkim w równym stopniu, ale miłość pomnaża je i sprawia, że charyzmat jednego staje się charyzmatem wszystkich. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. La vostra gioia di perseverare accanto a Cristo nella comunità della Chiesa si approfondisca ogni giorno. Costruitela insieme, sacerdoti e fedeli laici, condividendo i carismi che lo Spirito Santo suscita nel cuore di ciascuno. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów z Polski. Każdego dnia niech pogłębia się wasza radość z trwania przy Chrystusie we wspólnocie Kościoła. Budujcie ją razem, duchowni wraz z wiernymi świeckimi, dzieląc się charyzmatami, jakie Duch Święty wzbudza w sercu każdego i każdej z was. Serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. In occasione della giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che si celebra oggi, desidero annunciare che il prossimo 3 febbraio si svolgerà qui in Vaticano l'incontro mondiale dei diritti dei bambini, intitolato Amiamoli e proteggiamoli, con la partecipazione di esperti
di personalità dei diversi paesi. Sarà l'occasione per individuare nuove vie volte a soccorrere e proteggere migliori di bambini ancora senza diritti, che vivono in condizioni precarie, vengono sfruttati e abusati e subiscono le conseguenze drammatiche delle guerre. C'è un gruppo di bambini che sta preparando questa giornata. Grazie a tutti voi che state facendo questo. E si vede che c'è una coraggiosa che... adesso vengono tutti, Sono così i bambini, incomincia uno e poi vengono tutti. Salutiamo i bambini. Vengono a ringraziare qui sopra. Vogliono ringraziare qui sopra. Grazie a voi. Buongiorno. Vai. Come ti chiami tu? Francesco. Va bene. Prendiamo una foto. State seduti a terra. E in questo momento sentite rumoreggiare, sono dei bambini accompagnati da alcuni educatori, ma anche da alcuni genitori che stanno salutando Papa Francesco. In questo momento posano per una fotografia ricordo. Ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa udienza generale. Si sono anche aperti gli ombrelli in piazza San Pietro. Oggi è una giornata grigia, comincia anche a piovere. Ecco che in questo momento i bambini abbracciano e salutano Papa Francesco. Questo è un fuori programma. Erano stati invitati anche a sedersi accanto al pontefice, ma i bambini hanno voluto invece salutarlo, abbracciarlo. E in questo momento lasciano il sagrato, prosegue il saluto in lingua italiana di Papa Francesco. Noi ci risentiremo subito dopo. Voglio dire che l'anno prossimo, nella giornata dei bambini, degli adolescenti, canonizzerò il Beato Carlo Acutis. E nella giornata dei giovani, l'anno prossimo, canonizzerò il Beato Pier Giorgio Frassati. Ieri si sono compiute 1000 giorni dall'invasione dell'Ucraina, una ricorrenza tragica per le vittime e per la distruzione che ha causato, ma allo stesso tempo una sciagura vergognosa per l'intera umanità. Questo però non deve dissuaderci dal rimanere accanto al martoriato popolo ucraino, né dall'implorare la pace e dall'operare perché le armi cedano il posto al dialogo e lo scontro all'incontro. Ieri
L'altro ieri ho ricevuto una lettera di un ragazzo universitario dell'Ucraina e dice così: Padre, quando mercoledì ricorderà il mio paese e avrà l'opportunità di parlare al mondo intero nel millesimo giorno di questa terribile guerra, la prego, non parli solo delle nostre sofferenze, ma sia testimone anche della nostra fede. Anche se imperfetta, il suo valore non diminuisce. Dipinge con pennellate dolorose il quadro del Cristo risorto. In questi giorni ci sono stati troppe morti nella mia vita. Vivere in una città dove un missile uccide e ferisce a decine di civili, essere testimone di tante lacrime, è difficile. Avrei voluto fuggire, avrei voluto tornare a essere un bambino abbracciato dalla mamma. Avrei voluto onestamente essere in silenzio e amore. Ma ringrazio Dio perché attraverso questo dolore imparo ad amare di più. Il dolore non è solo un cammino verso la rabbia e la disperazione. Se si fonda sulla fede, è un buon maestro di amore. Padre, se il dolore fa male, significa che ami. Quindi, quando parlerà del nostro dolore, quando ricorderà i mille giorni di sofferenza, ricorda anche i mille giorni d'amore. Perché solo l'amore, la fede e la speranza danno un vero significato alle ferite. Così scrisse questo ragazzo universitario ucraino. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Particolare saluto i partecipanti al convegno internazionale promosso dalla famiglia agostiniana, la Fondazione Pro Musica e Arte Sacra, i volontari di Il Testimone del Volontariato Italiano. Accolgo con affetto gli allievi carabinieri della scuola di Velletri, che hanno ricevuto la cresima e l'incoraggio nel loro cammino di fede a servizio della collettività. Grazie per la vostra testimonianza. Il mio pensiero va infine ai giovani, agli ammalati, agli anziani e agli sposi novelli. Domenica prossima, ultima del tempo ordinario, celebreremo la solennità di Cristo, Re dell'Universo. Invito ciascuno a riconoscere la presenza del Signore nella propria vita, così da partecipare alla costruzione del suo regno di amore e di pace. Domani, memoria liturgica della presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio, si celebra la giornata pro orantibus. Alle sorelle claustrali, chiamate dal Signore alla vita contemplativa, assicuriamo la nostra vicinanza. Non manchi ai monasteri di clausura il necessario sostegno spirituale e materiale della comunità ecclesiale. E a tutti voi la mia benedizione. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis,
tentationem, sed libera nos a malo. Domino hoviscum. Sit nomen Domini benedictum. Deum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Bene, con la benedizione apostolica preceduta dal canto del Padre Nostro in latino si è conclusa l'udienza generale di oggi, mercoledì 20 novembre. Ancora al centro della catechesi di Papa Francesco lo Spirito Santo, e oggi in particolare ha parlato dei carismi che lo Spirito Santo dona ad ognuno di noi. Ma di questo parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione. Io mi fermo qui, vi ricordo alle 10 l'appuntamento con l'informazione e le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Restituisco subito la linea alla regia.